Questa è una di quelle cose che non dovevano accadere. Qua metto il sentimento prima dell'analisi calcistica. Io continuo a vedere il calcio come una passione. Forse mi sbaglio, ma la penso come Maradona nella riflessione che ha fatto. Poi sappiamo tutti che sono professionisti, che vanno a chi offre di più, che hanno una carriera breve, devono guadagnare, tutto quello che volete. Ma a me non è che piace questo calcio dove ci stanno giocatori che metti 100, 150, 200 milioni. Cioè, vedo troppi soldi, è una cosa che abbiamo già detto, troppi affari e troppi interessi. Però questa è proprio una brutta storia, perché tutti quanti abbiamo visto il legame dei napoletani per Gonzalo Higuaín. E devo dire, sembrava anche l'inverso, perché Gonzalo era l'ultimo che se ne andava dallo stadio, esultava, e quindi non è chiaro che in termini calcistici, per come lo intendo io come passione, è un tradimento grave. Quindi secondo me tutti quelli che potevano evitare questa cosa dovevano farlo, questo è quello che io mi sento dire. Poi vediamo adesso che succede, quando se ne va, quanti soldi incassa il Napoli, che investimento farà. E anche come tifoso mi sento di dire che, siccome noi abbiamo sete di scudetto, diciamo, sete di scudetto, io lo scudetto me lo sono preso adesso nello scudetto, diciamo, della politica, ma io anche da tifoso sete di un altro scudetto che manca da troppo, e chiaramente credo che un po' di squadra che abbia le caratteristiche della continuità per poter vincere ci deve essere. Quindi non mi sfugge il tema che sì, va via Lavezzi e prendi Cavani, va via Cavani, prendi Higuaín, va via Higuaín, prenderai un altro forte, però è difficile vincerlo lo scudetto in questo modo. Poi fermo restando che sta alla società la responsabilità di fare la migliore squadra possibile, e mi auguro che questo accada. Per il resto noi continueremo, come stiamo facendo anche in queste ore, a fare un lavoro di grande collaborazione con la società per mettere almeno lo stadio nelle condizioni migliori per essere all'altezza della sfida dello scudetto. Però certo, questa notizia l'ho vissuta come un tradimento.